Innanzitutto chiediamo scusa ai tifosi per la partita domenica scorsa, perché purtroppo poi per decisione della società non abbiamo più parlato. È successo anche con Lavello, ha portato bene come con Lavello, 0-1 a Nocera e 0-1 oggi, quindi ripeto, chiediamo scusa veramente per la prestazione di sabato, sconcertante. Però in questi tre giorni abbiamo lavorato sulla testa di nuovo, non voglio essere ripetitivo, bisogna dare un po' di tempo a tutti. Però c'è da essere solo orgogliosi, oggi abbiamo fatto una partita straordinaria nuovamente, io sono orgoglioso di questi ragazzi, orgoglioso di tutto il lavoro fatto, è chiaro, siamo a un passo dalla... è giusto festeggiare in casa col Bitonto, una prestazione importante da parte di tutti. Abbiamo dimostrato di essere squadra come sempre, a qualcuno non la pensa così, però io sono orgoglioso di questi ragazzi che hanno veramente, secondo me, sono andati oltre l'ostacolo, perché anche oggi di fronte avevamo una squadra con signori giocatori disperata per salvarsi, noi invece aspettavamo qualche punto per salvarci. Sì, ho dato nuovamente fiducia a Iavolella, un ragazzo che viene dal Polignano, lo sappiamo, ma sono contentissimo, abbiamo giocato a piedi invertiti, 4-3-3. Abbiamo fatto una grande, secondo tempo secondo me meritavamo anche un altro gol, purtroppo non abbiamo realizzato, abbiamo sofferto fino all'ultimo, non devo dire che abbiamo portato in porto la gara con una grande prova tattica della squadra e ora vogliamo festeggiare davanti ai nostri tifosi, parlare a quattro gare alla fine già di questa situazione, siamo tutti contenti. E c'è da soffrire ancora un altro po' per la matematica, però ci voleva questa reazione dopo queste tre sconfitte, dove solo una aveva, diciamo, dimostrato alcuni difetti di questa squadra, se vogliamo dire così, però subito abbiamo dimostrato che siamo ancora in fase di crescita, anche se il campionato sta finendo. Ma io oggi ho fatto giocare Perrini, è entrato Cappellare esterno alto, ho fatto giocare ancora prima punta, ho voluto un attacco più mobile, infatti così è stato anche l'azione del gol. È andata tutto bene, però ripeto, siamo contenti di quello che abbiamo fatto oggi, ora completiamo l'opera, ci godiamo la Pasqua a tutti quanti, ne approfitto per fare gli auguri di Pasqua a tutti i tifosi del Martina, a tutti coloro che ci seguono e li attendo numerosi nella partita in casa col Bitonto, perché mi auguro ci sia lì la matematica salvezza, che per Martina è qualcosa di importante. Ora noi abbiamo fatto il nostro, stiamo facendo il nostro. Mi auguro che a fine anno la città e gli altri facciano il proprio.